giornata ideale per assistere a una partita di calcio, questo dovrebbe favorire lo spettacolo. Un saluto da parte mia e di Lelia Dani, se volete sapere come andrà a finire, rimanete con noi. Scende in campo la Bundesliga, protagonista del match Bayern e Bayer Leverkusen. Speriamo venga fuori una partita di quelle che piacciono a noi, gol, occasioni da rete, gli 0-0 noiosi, tranquilli, li lasciamo agli altri. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui scende in campo il Bayern Monaco. In porta c'è Manuel Neuer, Gnabry insieme a Coman sull'ala e un solo riferimento offensivo in avanti. Questo è l'11 iniziale mandato in campo dal tecnico del Bayern. Scelgono di schierarsi in campo con una variante forse più offensiva del classico 4-5-1 e tra l'altro anche il modulo degli avversari. La chiave tattica del match sembrerebbe risiedere a centrocampo, Pier. Entrambi i tecnici hanno scelto di robustire la mediana e lì la funzione è di spezzare la manovra avversaria e far arrivare palloni all'unica punta. Si parte col Bayern che gioca il primo pallone. Si avvicina all'area. Intercettato il lancio di Mané. Schick. Bellarabi alla terza banalmente, cross in mezzo, libera male sul traversone, occhio, smetta la minaccia. Mané, Sabitzer, servito a Thomas Müller, Coman, Alfonso Davies. Il Bayern prova a spingere in avanti. Müller, Mané, si scambiano bene ripetutamente il pallone. Ha salvato la porta con questo intervento. Spazio a disposizione per il Leverkusen. La traiettoria verso il centro. Libera l'area qui. Occhio all'azione del Bayern, norma del vantaggio. Gnabry. Pavard. Kimmich. Occhio a Gnabry. E il pallone se ne va via. Schick cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Occhio che guadagna metri. Grande intervento del difensore in area. Allontana qui il pallone. Sabitzer. Gnabry. Un'entrata decisa e efficace. Moussa Diaby. Spazio a disposizione per il Leverkusen. A metri per andare per il cross. Efficace qui il portiere nel traffico. Il tocco per Lucas Hernandez. Sabitzer. Coman.
prova ad attaccare lungo l'out il Bayern. Opportunità per il cross. Sabitzer. Kimmich a metri per andare. Giro palla quasi ipnotico, non vogliono buttarla via. Allontana concedendo un tiro dalla bandierina. L'arbitro aveva lasciato giocare, ma adesso ecco il cartellino giallo. Va con il tocco corto. Lascia partire il traversone. Azione che sfuma. Palla raccolta dal portiere che può rimettere in gioco. Prova ad avanzare Mané. Prova a sorprendere il portiere. Ha scelto la potenza qui. Senza centrare la mira avrebbe potuto creare qualche imbarazzo in più al portiere. Aveva centrato lo specchio, l'ha solamente alzata troppo. Sarà per la prossima volta. Ecco Gnabry, con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Spazio a disposizione per il Leverkusen. Bellarabi. Ha letto molto bene la traiettoria. I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa. Controllano il gioco, Pier. Occhio qui, c'è spazio. Radetzky, super intervento. Cambia corto col compagno. Ferma tutto davvero sul più bello. Grande intervento. Si butta in avanti. Sabitzer. Appoggio su Coman. E ci sarà dunque calcio di punizione da ottima posizione. Conclusione che sbatte sul muro. Lascia partire il tiro. Radetzky dice di no. Si libera bene qui. 1-0. È arrivato il gol del vantaggio, strameritato. Hanno messo la freccia poco prima di rientrare negli spogliatoi grazie al gol che stiamo rivedendo. Una rete che potrebbe anche affossare il morale della squadra avversaria. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Nelle, che pensi della gara giocata da Thomas Müller fin qui? Ha più di un motivo per sorridere. Il risultato, ovviamente, ma anche il gol giunto poco prima dell'intervallo che ha permesso alla sua squadra di chiudere in vantaggio. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Wirtz. Moussa Diaby. Tocco per Wirtz. Schick si affidano al possesso per costringere la difesa a scoprirsi. Contrasto deciso. Thomas Müller, grande apertura. Ecco Gnabry. Che gol fantastico! Ha trovato la rete con una volée spettacolare.
c'è il replay del gol, tutto nato da questo cross. Non impeccabile il portiere in questa occasione, si è fatto infilare lì sul suo palo. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Demir Bay costretto all'errore dal pressing avversario. Il Bayern Monaco sta gestendo la partita, lo evidenziano anche i dati sul possesso. Stanno facendo letteralmente girare la testa agli avversari. La palla non resta mai troppo a lungo tra i piedi di un giocatore, c'è sempre un compagno libero a cui scaricarla. La partita è stata preparata davvero bene. Complimenti allo staff tecnico a questi ragazzi. Marcatura da rivedere. Occhio, lascia partire il tiro. Incredibile questa parata. Arriva il momento del cambio. Corner in area. Corner che non produce risultati. Lo vede? Poteva andare in porta, rischia il giallo qui, vediamo cosa decide. Arbitro che tira fuori, ecco qui il cartellino giallo. Ha rischiato molto Pier, dovrà fare attenzione, eh? Se non si controlla corre il pericolo di abbandonare il campo in anticipo. Punizione pessima questa, poteva essere una buona opportunità. Secondo me la prossima punizione non la calcia lui, eh. Guadagna metri lateralmente il Bayern Monaco. Eccone un altro e adesso sembra davvero notte fonda per gli avversari. Rete che va però divisa a metà con l'autore del cross, davvero magnifico come possiamo apprezzare anche da queste immagini. Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore e non ha lasciato scampo al portiere. Ora conducono per 3-0. Wirtz. Ta. Tocco per Wirtz. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Choupo-Moting. Si mette sulla traiettoria che si era fatta molto complicata. Sale Müller. Kimmich. Riconquista palla con un contrasto ruvido ma regolare. C'è la possibilità del contropiede. Occasione per il contropiede, possono far male. Tiro curato, c'è il pallone ancora interessante. E Neuer dice di no.
Müller. Palla verso Goretzka. Thomas Müller. Non hanno ovviamente fretta, non c'è bisogno di accelerare. Comodo possesso palla nella propria metà campo. Kimmich. E lo ferma. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Ecco il cambio del Bayer. Gnabry. Müller. A campo a disposizione. C'è spazio per il traversone. Capisce tutto e ferma l'azione. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Ci sarà dunque un cambio. Aranguiz. Schick. Prova la conclusione. Una botta dalla media distanza che si è persa non di molto sopra la traversa. Non ha calcolato bene la potenza, la palla non è scesa come avrebbe voluto. Thomas Müller. E arriva il fischio dell'arbitro, punizione. Cala il sipario su questo incontro, il Bayern si porta a casa i 3 punti. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare. Era annunciato in gran forma Mané, ha corso e lottato per tutto il match. Davvero grande la prestazione del senegalese. Hanno vinto e lui è finito sul tabellino dei marcatori. Cosa può chiedere di più? Se proprio volessimo però trovare un neo nella sua prestazione...